time to Red Dead Redemption. RP. Vi spiego un po' la lore iniziale. Background del personaggio è molto semplice. Hadidi Hadidi, di nome e di cognome, è un ragazzo proveniente dal Marocco. Nato e cresciuto in un carcere, in una prigione, perché così, a rischio di pena di morte. Viene comprato da un inglese e passa la sua vita su un peschereccio. Il peschereccio affonda, il suo padrone muore e nuota fino alla spiaggia più vicina. Hadidi ora è libero, non conosce il mondo moderno se non il mare. Ricorda tutti che questo RP deve essere a tema West, quindi 1700-1800. Perciò Brothers, RP. Oh, la bofescia. Oh, tanto sporco. Oh, molto bene. Oh, fantastica creatura. Ciao bello, creatura di Dio. Ti chiamerò Franklin. Non fa... Fa culo Franklin. Il momento di andare in città. Habibi, che cos'è? Fantastica creatura. Tua bellissima. Che cos'è sta roba? Bella creatura, minché non la tua bellezza. Io ti chiamerò Marcus. Ciao Marcus. Tanto bello. Fa culo. Marcus, ti porto in città con me. Vieni, non abbi paura. No, Marcus. Fanculo. Programma tramite le poste. Qualcuno. Intanto cazzo! Dove stanno? Vi auguro una buona serata. Chi? Questo è cazzo di... Che lavoro fate voi, eh? Posto. Tu sei l'armaiolo? Vai, che è sto burdello qua? Che è sto burdello? Che significhi? Cos'è sto casino? Cos'è questo casino? Io sto cercando una cazzo di arma da più di 10 minuti! Che è che stai calmo casino? Perché sennò te ne puoi anche sai dare dove. Caro, dove andare? Educazione e rispetto, perché qua finisci male subito. Io caro, te lo dico. Finisci male, tu non potrai mai farmi più del male di quanto mi ha fatto il mio padrone di Chesterfield! Cos'è quella? O te ne vai o ti spari in bocca subito. Capo, calmiamoci, calmiamoci. Scarica, calmiamoci, capo, non voglio problemi, non voglio creare problemi. Non facciamo casino. Sono qui con i miei soldi guadagnati col sudore. Il sangue per comprare una piccola arma. E io qua sono a lavorare e non voglio casino. Quindi tutto bene, mi dispiaci. Mi dispiaci tanti. Ok, ricominciamo. Stiamo calmi. Il signore sicuramente si è posto male, però non c'è bisogno di fare così. Qua è bene. Senta, qua siamo a casa. Io quando vengo a casa sua porto rispetto. Chiaro. Ci scusi. Okay. Siamo qui per cercare armi. Un coltello. Che succede? No, c'è uno che rompe sempre le palle qua fuori. Uno di quelli che non parla. Dov'è Clinton? Clinton? Sono qua. Gigi! Vieni qua, Gigi! Io mi sto cagando addosso! È un secondo, signore, che qua ti stanno consegnando la roba. Abbasta! Dimmi! Posso stringerti la mano? Certo! Ma chi è lei? Lei è un fenomeno. Lui è mio amico, Didi. Amico indiano! Ah, okay. Hadidi, lei è un fenomeno, complimenti. Grazie mille. Sta riuscendo ad avere più cose di me che lavoro da 3 giorni. Bravo Hadidi. Io fortunato. Ma questo è solo accessorio per il lavoro, eh? Mica per ci diverto con l'arco. Certo Hadidi, sei un grande. Grazie capo. Ti auguro tutto il bene di questo mondo Hadidi. Anch'io. Viva gli indiani d'America. Viva gli indiani d'America e anche gli indiani. Viva anche... Ah, siete proprio familiari, viva, diciamo. Ah, viva tutti gli indiani. E questo è mio. No, non mi prende carne! Non mi prende carne, pezzo di merda! L'hai preso. Pezzo di merda! T'ha preso carne. Sì, lo becco lo squaglio. È così, è molto più carne. Bella ragionamento. Tu simpaticissimo. Mi dispiaci interrompere la vostra conversazione. Nessun problema.
mi incuriosisce il tuo nome, come ti chiami? Adidi. E posso dire una cosa? Questo pezzo di merda mi ha rubato la carne. Ma in realtà io l'ho trovata da terra. Trovata da terra? E trovata da terra era anche quando io ti rincorrevo quel cazzo di cavallo trottorellante mentre scappavi? Era un mulo. Vaffanculo tu e il tuo mulo! Ridammi quella cazzo di carne! Ale, L'ho venduta. Non saprei quale. L'hai venduta? Quanta era? Allora mi sembra che tu debba dei soldi a me! Alem, quanta carne era? Ma era solo quella carcassa. Quanti soldi ti ha dato? Era il coyote, là. Il coyote. Ma una ventina di centesimi, non la di che. Ventina di centesimi! No. Quel coyote mi serviva! Tu mi devi $100 del cazzo! Dai, ma con $100 ne prendi 1000 di quelle carcasse lì, mi scusi, mi permetta. Sì, signori. Sì, uomo libero! Pezzo di merda! Aia! Pezzo di merda! Aia! Ti uccido, aia. Cazzo! Aia, deve morire! Aia! Brutto pezzo di merda! Fanculo, tu sei il coltello, sei un carogna! Fermi! Aditi! Devi fermi. Morire! Mori! Davanti ai miei occhi pescerò sulla tua tomba di merda! Pescerò sulla tua tomba! Dove cazzo credi di andare? Sta a posto? Fanculo anche voi! Adi. Questa città mi disprezza! Oh, fanculo ancora di nuovo! Aiuto! Calmi. Aiuto! Liberami! Liberami, sono calmo adesso! Ti ho legato stretto, non puoi più dimenarti. Liberami, sono calmo! No, adesso io e te... Facile sollevarmi, Perché non sollevi uno della tua stessa? Hai appena coltellato un tipo all'interno del mio salone. Mi sentivo minacciato. No. Tu sei fuori di testa, amico. E poi lui ha coltellato me per primo. Io sono dato 2-3 pugni. Uomo su piccolo cavallo, cos'è quello? È Gino. Che Gino? Mai visto un cavallo così piccolo? Che problemi ha? Ma è un gigante, diciamo lei. Siamo venuti. Ripetimi il tuo nome, gentile. Io Gabon, ma da quanto non mangi, carissimo? Io non mangio da una settimana, 4 ore, 6 minuti. Si vede, ti si vede il cuore. Il mio cuore è grande e io brava persona. Capo, io ho sindrome di come Bada, mai? Ma ricorda come smetteri. Questo sembra talco manone. Ma che? Cosa. Senti, allora, famo così, regà. Tu, Gabbo, vai con questo e tanto... Cioè stai sopra e io e Aditi diamo la carrozza per due. Mi sa che io ho fatto male di quel cavallo di carrozza prima schiantato. Come vede? Via Aditi. Come frenare? Occhio, andare lento tu. Gabon! Occhio, Aditi! Tutti a posto! Scappa, scappa! Scappa! Ma hai investito un cavallo? Tu non hai visto niente, scemo! Oh, ma che cazzo fai? Ti rompo il boccio del culo! Ti difendo io, stronzo! Non tocchi il mio amico! Fermatevi immediatamente! Ha sparato al mio amico! Io aver ucciso! Atterrato, per sbaglio! Lui non tocca mio amico! Io aver sparato! Banda siga! Ammazza, è buona. Basta, capo, impara a sapere quando smetteri. No, io... Però tu sembri più bassi di me. No. Oh, buono. Tu sei meritato. Lo sei meritato. C'hai ragione. Scusa, capitano, io... No, io non voleri, Scusi. Oh, io stavo per dare una pigna a quello, Boni. Ma che cazzo c'entro io?
No, ragazzi, io ho paura io. Sai cosa è successo di me? Andiamo via. No, tutto a posto. Grazie mille, Ermaiolo. Grazie mille, andiamo. Buonasera. Uomone. Arrivederci. Buonasera a tutti. Signora. Un attimo solo, signora. Volevo un attimo parlarvi. Di cosa? Noi abbiamo tanta fretta a fare cascia di animali. Vorremmo un attimo due cose da domandare. Mi ha detto benga benga? Sì, anche i suoi compagni. Dimmi, veloci. Aspetta, Fabio, stai buono? Io non vedo brutta, io vedo solo tanta vista. Allora, signori, io adesso vorrei capire una cosa. Perché a me essere preso in giro non mi piace. Oh, buoni con le armi. Si fermi un attimo e non faccia, si metta lì dietro. Sta buono, Fabio. Adesso voglio silenzio intorno. Non mi sparare. Allora. Ma pensi che sto scherzando? No, Fabio, sto scherzando. Fabio, fai come dici. Tu dimmi se pensa che sto scherzando. Non pensa che sta scherzando. Io non so. Allora, sto calmo, cosa, ti prego. Che cosa c'entrate prima della scazzottata che mi ha buttato per terra? Niente. Non c'entriamo niente. C'è un ragazzo che si è messo a sparare. No. Al nostro amico, a Didi, mio frate. In pratica, noi l'abbiamo preso quello che ha sparato e l'abbiamo messo per terra. Però prima ha messo un'altra persona per terra e quindi noi poi difendere. E le mie armi dove sono finite? Non gli stai a far capire in cazzo, Fabio. Guarda, capo, che se vuoi noi? Tu puoi di perseguire, come si dice, controlla le mie tasche. Che cazzo fai? Per controllare le tue tasche ti devono legare, purtroppo. Poi dopo bisogna, se non c'è niente, ti lascio. Farlo per prassi, non vi preoccupate. Tutto bene? Ma non mi faccio, raga. Allora, aiuto! Siamo dice sceriffo. Fai silenzio. No, legarvi è solo perché la perquisizione è possibile. Gomorra! Dobbiamo proprio scappare da voi. E questa è la cazzo di cose che mi dite. Sei fermato per dirmi che devo scappare da qua. Ci hanno appena inculato con due fucili puntati nel cervello. È normale che scappiamo da qua, ma che cazzo? A Didi, staremo noi la prossima volta quelli con i fucili. Tu c'ha fucili? Chi scappa? Ma se passo... Chi è questo signore che viene verso di noi? A Didi, venire qua, porca troia. Andiamo a prendere... in culo. Questa sarà casa nostra. Io mi pensavo che era casa tua, riportasci tua, ma che cazzo mi hai portato qua? Qua, questa è casa mia. Perfetto, questa è casa mia. Occhio! Qui fuori abita grande lottatore di wrestling, visto? Chi è? Via a vedere. Guarda qui. Sai da dove viene il mio fucile? Candelatina. Lui parla da solo. Candelatine. Ma siamo tutti delle ladine. Ma sono sbrodolato, porco Dio.